Cari amiche e cari amici, buongiorno. Buongiorno da Nicola Lopreiato, bentrovati e cartellino rosso, la rubrica che potrete seguire sempre sul nostro canale YouTube, Noi di Calabria, al quale vi invito sempre ad iscrivervi perché è gratis e perché non costa assolutamente nulla. Cartellino rosso che potrete seguire anche sul nostro giornale online, noidicalabria.it. Assunzioni e sanità sono gli argomenti sui quali vi invito brevissimamente a riflettere, a commentare, a dire la vostra. 1.000 domande per 24 posti, 12 infermieri e 12 operatori sociosanitari. Bisogna fare in fretta, c'è un'emergenza da fronteggiare, c'è il potenziamento del pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino, uno dei punti nevralgici della nostra sanità vibonese. Ma l'avviso pubblico per reclutare il personale, cari amiche e cari amici, da parte dell'azienda sanitaria provinciale purtroppo è stato di solo 5 giorni, se è dal 22 al 27 aprile. E se in questo segmento temporale ci inseriamo anche la festività del 25 aprile, allora i giorni si sono ridotti a 4. Ma sapete chi ha dato una mano questa volta all'azienda sanitaria provinciale? Ebbè, paradosso dei paradossi è stata la politica. Sono stati candidati, cari amiche e cari amici, candidati a molti dei candidati al Consiglio Comunale, i candidati alle prossime elezioni amministrative, quelli che sono in cerca di voti. Sono stati loro soprattutto ad attivare un tam-tam enorme per diffondere e pubblicizzare l'avviso pubblico. Sapete che cosa ha dichiarato il generale Antonio Battistini alla guida della nostra ASP da circa un anno al Quotidiano del Sud in un'intervista pubblicata il 1 maggio? Bene, vi leggo solo un passaggio. Francamente non ce l'aspettavamo, si riferisce naturalmente alle 1.000 domande che sono pervenute per i 24 posti. E questo ci obbligherà a fare le marce forzate per la selezione. Pensi se avessimo dato 15 o 30 giorni di tempo, quanto prevede la legge. Sarebbero arrivate molte più domande, un atto di trasparenza. E questo avrebbe comportato tempi lunghissimi prima che il personale potesse prendere servizio. Avrei aperto il nuovo pronto soccorso, forse nel 2025. Caro generale Battistini, all'ASP di Vibo non si combatte la guerra né con i droni e tantomeno con i missili. All'ASP di Vibo si lavora per affermare tre principi: quello della democrazia, quello del rispetto delle regole e soprattutto quello della trasparenza. Cartellino rosso questa volta, caro generale Battistini.